Ciao a tutti! Oggi prepareremo Babbo Natale di pan brioche. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa più 2 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, latte, olio evo, lievito, zucchero semolato, uovo, sale, tuorlo e latte per spennellare, concentrato di pomodoro e olive nere. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimby per 2 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina l'uovo. L'olio ed il sale e far impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso ne prenderemo una parte e la stenderemo con il mattarello. Abbiamo preso più della metà dell'impasto, adesso la stenderemo con il mattarello formando un rettangolo. Ritagliare l'impasto dando una forma di una pera. Togliere la pasta in eccesso. Formiamo per prima il cappello, piegare la punta e con l'impasto rimasto formare il pompon. Facendo una pallina. Con un altro ritaglio di pasta formare il bordo del cappello. Formare un'altra piccola pallina che sarà il naso. Con le olive formare gli occhi. Mettere momentaneamente da parte. Stendere il resto dell'impasto formando un rettangolo. E con una forbice tagliare delle strisce. Posizionare la barba sotto il naso. Arrotolare ogni striscia su se stessa.
con un altro pezzo di impasto formiamo i baffi. Ed arrotolare. Con il concentrato di pomodoro coloriamo il cappello e il naso. Con il tuorlo con il latte spennellare la barba e il viso di Babbo Natale. Cuocere in forno preriscaldato statico a 190 gradi per 20-30 minuti circa. Babbo Natale è cotto, serviamolo. Babbo Natale di pan brioche. Grazie e alla prossima ricetta!